Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, allora, Luca, perché non hai fatto? C'è ancora gente che quando vincono il Milan o la Juve mi chiedono la sera perché non fai il video. Sono 10 anni che faccio così, ragazzi. Quando il Milan e la Juve vincono, non sono interessato a fare il video, non me ne frega niente. Cioè, io sono una persona sincera, sono una persona onesta che può starmi simpatica come antipatica. Sto simpatico a tanti, antipatico a tantissimi, ma non è un mio problema. Per come mi pongo io sul web, non sono di certo alla ricerca della simpatia di tutti, altrimenti mi porrei sul web in una maniera completamente diversa. Quindi ieri sera non ho fatto video, devo ammettere che avevo il culo abbastanza in fiamme, perché non me l'aspettavo. Ah, state godendo, amici del Milan, state godendo? Non è finita, perché oltre ad avere il culo in fiamme ho anche perso per uno la schedina. Vi lascio il link nel primo commento, venite su Telegram dove ci divertiamo con i pronostici. E quindi ho sbagliato anche la multipla per la partita del Milan, ho beccato il marcatore, è stato bravo lì, ma ho sbagliato la partita del Milan, che pur essendo una partita trappola e pur essendo un Real Madrid che negli ultimi tempi dava segni di cedimento da tutte le parti, non mi aspettavo che il Milan potesse andare ma neanche a pareggiare, soprattutto con Ciao, Emerson Royal, quella gente lì. Veniamo a noi, qui col mio portiere del palazzo di fronte, io qui di fronte a me c'è un palazzo, il portiere milanista, ogni volta che esco di casa e l'Inter, il Milan e l'Inter, ci mettiamo lì a fare delle chiacchiere, no? E insomma, la chiacchiera che dicevo, insomma, lui era preoccupatissimo, prendiamo il pallottoliere, prendiamo, e io dicevo, guarda che il Real Madrid è una squadra che ha ricominciato a fare il Real Madrid dei Galacticos, quando compravano ogni anno un campione, sempre nella fase d'attacco. Devono farlo giocare per forza perché non puoi tenere certa gente in panchina e si ritrovano ad avere un minimo di equilibrio. I primi cenni si sono avuti col Borussia Dortmund, dove il Real Madrid a fine primo tempo in casa perdeva 2-0. Poi, per carità, l'ha rimediata nel secondo tempo, perché là davanti ha della gente che si è ingiornata, gli basta un pallone a testa che quelli ti fanno 3-4 gol, ti fanno, e così è stato. Però già col Borussia Dortmund si erano avuti dei segnali. Segnali che poi sono diventati, insomma, prove, non più segnali, contro il Barcellona, perché vedere il Barcellona vincere 4-0 al Bernabeu non è certo una roba di tutti i giorni. E lì dicevo ai miei amici milanisti, guardate che questi qui non è che possono tutte le volte... Oh, Bellingham lo devi far giocare, giocatore super offensivo. Vinicius lo devi far giocare, giocatore super offensivo. Mbappé lo devi far giocare, giocatore super offensivo. Questi tre insieme non sono gente che gli piace tornare indietro, non è gente che gli piace correre indietro, sono tutte prime donne che vogliono far gol là davanti. Ieri giocava anche Modric, che per carità è stato un campione clamoroso, ma alla sua età, soprattutto anche per il ruolo che ha, non è certo la persona adatta a fare filtro a centrocampo. Ci hanno provato gli altri due, ma veramente il Milan ogni volta che faceva un contropiede andava nel burro. Il Real Madrid era totalmente senza centrocampo. Bisogna che Ancelotti si renda conto che di tre, se volesse fare un bel lavoro, di tre ne deve far giocare due. Scelga lui di volta in volta chi, ogni volta tiene un big a panchina da far giocare a partita in corso, e metta un centrocampista in più a fare un po' di filtro, perché altrimenti quante ne prenderà ancora di scopole il Real Madrid? Quante ne prenderà? Quindi ieri tira culo perché il Milan ha vinto al Bernabeu, perché ho sbagliato la schedina per uno e perché anche da interista, dico la verità, il Real Madrid è sempre lo spauracchio dell'Inter. Il Real Madrid è sempre quella squadra che ogni volta che becchiamo il Real Madrid, noi sia in casa che fuori, perdiamo. L'ultima volta che l'Inter ha vinto con Real Madrid giocava Roberto Baggio. E ammetto che vedere il Milan di Emerson Royale, ciao, andare a Madrid e vincere, mi ha procurato un profondo tiraculo. Un profondo tiraculo. Però devo dire la verità, purtroppo hanno meritato.
hanno meritato, perché Real Madrid indecente. Sì, anche Real Madrid poteva fare qualche gol in più, però anche il Milan, il Milan poteva fare tranquillamente il quarto gol alla fine. Ma veramente andavano nel burro, andavano nel burro. Io mi rendo conto, cioè, lo so che Ancelotti, se tiene giù Bellingham, viene giù il finimondo. Se tiene giù Mbappé, oddio lesa maestà. Se tieni giù Vinicius, no, è quello che doveva tenere, vincere il pallone d'oro. Ma come fai a farli giocare tutti insieme, sta gente? Come fai? Come fai? Cioè, dovresti tu tutte le volte, Vinicius Mbappé, Mbappé Bellingham, oppure, cioè, non lo so, c'è troppa gente che, troppa gente d'attacco che non torna indietro. Troppa gente d'attacco che non torna indietro. Boh, ha giocato bene anche Leao. Quando Fonseca dice è stato più difficile col Monza, è vero, è vero. Perché col Monza non trovava spazio il Milan, perché le squadre italiane si difendono. Poi là, ieri là veramente andavano nel burro, nel burro. Quindi devo ammettere stamattina, devo ammettere che sia per motivi economici, che mi è saltata la bolletta, sia per motivi di tifo, devo ammettere che mi è scocciato molto. La Juventus non l'ho guardata, perché insomma guardavo il Milan e quindi o guardavo una o guardavo l'altra. Ho visto che ha fatto 1-1, vabbè, insomma ci sta anche un pareggio in trasferta in Champions League. non è un dramma. Adesso la Juventus è a 7 punti in classifica, mi sembra. Venendo a noi, alle cose di casa Inter, guardando la probabile formazione di oggi, mi sembra di vedere che Inzaghi abbia fatto tutto quello che la scorsa settimana ho consigliato io. Cosa ho consigliato io la scorsa settimana? Tutti i titolari col Venezia, tutti devono giocare, tutti i titolari col Venezia, e col Venezia, al netto degli infortuni, hanno giocato tutti i titolari. Il turnover me lo fai con l'Arsenal, che non dico che non me ne frega niente, perché se dicessi non me ne frega niente sarebbe un'esagerazione, però me ne frega molto meno del Napoli, me ne frega. E oggi gioca Bissek e non Bastoni, gioca Darmian e non Di Marco, gioca Frattesi e non Barella, gioca Zielinski e non Mkhitaryan, gioca Taremi e non Thuram. Quindi 5 su 11, è mezza squadra quasi, eh? È quasi mezza squadra. Quindi Simone ha fatto alla lettera, ha seguito alla lettera i miei consigli. Oggi ovviamente io spero di vincere, perché come quando si gioca si spera sempre di vincere, però memore anche del fatto che l'Inter, sappiamo bene che ogni volta che fa il turnover un po' massiccio e 5, la metà, toglie il portiere che fa un altro mestiere, 5 su 10 sono la metà, e 5 sono abbastanza. L'Inter di solito quando fa molto turnover soffre un po', soffre. Quindi io, è ovvio che oggi voglio vincere. Un pareggio, dico la verità, non mi farebbe assolutamente schifo, me lo prendo serenamente. Una sconfitta dà sempre fastidio, perché dà sempre fastidio perdere, però accetto il rischio. Accetto il rischio. Perché se mi dicessero, pistola alla tempia, devi scegliere per forza, ovvio che uno le vuole vincere tutte e due, le vuole vincere, però facciamo questi giochini stupidi che si fanno ogni tanto anche sul web, devi scegliere per forza, anzi scrivetemelo nei commenti, non potete dire tutte e due, perché se no non è più un giochino se dite tutte e due. Rispondetemi di sotto nei commenti, pistola alla tempia, dovete per forza decidere, non si può dire tutte e due. Ne vincete solo una fra Arsenal e Napoli. Che cosa volete vincere? Io Napoli. Poi ragazzi, questa Champions League è strana, eh? È strana perché, allora, ieri il Manchester City ha pigliato 4 pere. Il Real Madrid ha perso in casa 3-1. È strana perché la modalità è nuova, però è anche vero che all'inizio alle big spesso capitano certe cose. Io mi ricordo 2-3 anni fa il Real Madrid perse andata e ritorno con lo Sheriff, vi ricordate? Perse sia in casa che fuori casa con lo Sheriff.
Poi dopo Real Madrid magari era quella squadra che ti passava il girone da seconda o ti passava il girone a fatica, poi quando arrivavano le partite da dentro fuori, boh, via ragazzi, non si gioca più, basta fare i giochini e ti arrivavano in finale o in semifinale, sempre, sempre. Però adesso questa Champions League è bella e non scontata, ci sono squadre che non ti aspetti che possano stare lassù, che stanno facendo benissimo, e big che stanno un pochettino arrancando, però sapete cos'è? Vedo che nessuno, nessuno, sì, tutti a dire, ma bisogna arrivare tra le prime otto perché fai due partite in meno, è vero, volete che non sia vero, è vero, però non mi sembra che nessuno si faccia tutti sti gran problemi se perde una partita. O se invece di arrivare tra le prime 8 arrivi tra le altre, cos'è? 24, non mi ricordo quante sono. Cioè, il Manchester City che piglia 4 pere con lo Sporting vuol dire che non ha approcciato bene la partita. Il Real Madrid che piglia 3 pere in casa dal Milan dopo aver perso anche l'altra volta, perché ne aveva già persa una, se non sbaglio, il Real Madrid. Aveva vinto l'ultima col Dortmund, ma ne aveva persa un'altra, forse con Lille, non mi ricordo. Insomma. E l'Inter che costantemente quando c'è la Champions fa molto turnover. L'altra volta abbiamo giocato addirittura con la coppia di riserva Arnautovic-Taremi. Stasera facciamo riposare Lautaro, cioè il nostro candidato al pallone d'oro in una gara di spicco come Inter-Arsenal. Cioè non stiamo parlando di Inter Young Boys o di Inter Bratislava, Inter-Arsenal. Che probabilmente forse è una delle gare più belle della giornata di Champions, se non la più bella. E noi facciamo il turnover, vuol dire che arrivare tra le prime 8 è bello, ci vogliono arrivare tutti, ma se arrivi tra le prime 24, oh, amen, pace bene, cioè mi sembra che sia un problema che non si fa solo l'Inter, anche le altre, ripeto. Quindi staremo a vedere, sono curioso di vedere Taremi stasera, perché stasera è un banco di prova per Taremi importante, eh. Perché è vero che fino adesso raramente ha giocato titolare, però quelle volte che ha giocato titolare non è che io abbia visto tutto sto. Oggi gioca titolare in Champions League a San Siro contro una grande squadra. Quindi io mi aspetto delle risposte da Taremi. Scooby-Doo gioca in difesa perché deve riposare bastoni. Probabilmente avrebbe giocato lì a sinistra, se ci fosse stato avrebbe giocato forse Carlos Augusto, ma purtroppo non c'è. Darmian viene messo sulla fascia e dall'altra parte, cioè, veramente lo stiamo spremendo come un limone Darmian in tutti i ruoli, però in questo momento che ci manca Carlos Augusto abbiamo poche alternative lì sulla fascia, l'unico è Buchanan che però adesso è guarito dall'infortunio, ma sta facendo la preparazione fisica perché poraccio deve mettere benzina nelle gambe perché la riabilitazione l'ha fatta, guarire è guarito, ma gli ci vorrà una mesata. Serve a tutti in estate un mese e mezzo per entrare in forma. Figuriamoci lui, poverino, che è fermo da mesi e mesi. È fermo. E quindi poi il centrocampo inedito, Calhanoglu con Zielinski e Frattesi. Sono curioso di vederlo. Perché vedere insieme Zielinski, Frattesi con Calhanoglu mi interessa vederlo, quindi sarà una sfida interessante, interessante e non dico altro. Mi raccomando ragazzi, venite su Telegram a vedere la bolletta che mi ha fatto saltare ieri Milan, così i milanisti godete ancora di più. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic. Seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic. E poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!